tante campionesse che hanno vestito, questa divisa qui. Nel frattempo si è iniziati con il primo pallone per la Mega Box, un servizio per la Vallefoglia che però non è riuscita a sganciare subito l'estro di Vittoria Piani. La vedete lì con il numero 1 in seconda linea, sotto rete Anco Calza, e non riesce ad arrivare. Esecutivo per Maja Aleksić, centrale serba della Mega Box. Buona ricezione, palleggio che non consente però la schiacciata ad Emma Cagnin. Altro palleggio buono di Mikankok, poi Vittoria Piani alza di nuovo dall'altra parte per l'arrivo di Maja Aleksić, che va a schiacciare da quest'altra parte. Cagnin deve soltanto buttarlo di là. Bagger buono di Vittoria Piani, arriva da dietro, si prende il punto del 4-1 Bergamo. Fia Dodorico era arrivata a schiacciare da dietro, buona anche la palla di Mikankok. Ci va morbida di là Ankok, non ci va di prepotenza, schiaccia bene Lorraina Maris da Silva. Dodorico, ancora lei, riceve bene Cecchetto, altro muro che funziona per la Megabox con Bosana Butigan che non passa centralmente. Non bene Bergamo in questo primo set. Altro servizio di Vallefoglia, buono perché mette in difficoltà Bergamo nel palleggio. Cecchetto, poi alza Sofia Turla. Ha il pallone tra le mani, quindi serve lei. Gran salvataggio di Coscelieva, poi ancora Piani, murata, e c'è il punto per Bergamo. Andiamo a rivedere. A incoraggiare le altro tentativo. Bene Sirressi. Alza Piani, Coscelieva. Si prende il punto del 25-20, chiude così il primo set, Vallefoglia 1-0. Riceve bene Sirressi, poi salta Coscelieva, Cecchetto ancora una volta in maniera eccezionale in fase di difesa, poi da dietro arriva Lorraina Maris. Maja Aleksić, Lanier riceve bene. Non passa stavolta Bergamo. Coscelieva, Cecchetto, grande difesa. Via Gennari, buon palleggio. Bello Valli che continua ancora con il muro. Efficace stavolta di Lorraina Maris. Lorraina. In profondità, bene Sirressi, salta. Finito il video check, quick check. Mackenzie May in campo con Dodorico che schiaccia, May la tiene in campo con grande difficoltà. C'è comunque il palleggio adesso della Mega Box con la palla scaraventata di là da Coscelieva, e con intelligenza Federica Stufi evita il peggio, 15-12. Cecchetto, ottima ricezione. Gennari alza, non passa. Lanier, ancora Cecchetto per Federica Stufi, non passa neanche la schiacciare di Stufi, poi Piani deve buttarla dall'altra parte. Cecchetto, palleggio di Gennari per Lanier che va a punto, 17-16. Va Giulia Carraro, palleggiatrice della Mega Box. Reazione che non c'è da parte di Bergamo con Giorgia Frosini che non riesce a schiacciare con opportuna potenza. Lo fa Dodorico, la palla rimbalza sul viso di Emma Sirressi, punto per Bergamo. Dodorico al servizio, palla dentro, c'è Gennari che alza per Lanier, murata, ancora Dodorico che la tiene in campo. Hancock alza per il 21-19 però di Bergamo, perché la palla è fuori al servizio per andare sul più 3. Sirressi in ricezione, salta Aleksić, salta Coscelieva, salvataggio buono da parte di Giulia Gennari, poi palla buttata dall'altra parte. Sirressi alza per Carraro che la dà a Maja Aleksić, 21-20. Ma Micah Hancock sul 22-21 di Yes Machine, vediamo cosa combina.
Palla buona dentro, che comunque torna nel campo della Mega Box, va a palleggiare poi Enco che l'alza per Giulia Mancini, bene Cecchetto in copertura, Gennari alza a sinistra, salvataggio clamoroso di Enco, che la palla va di là, ancora Mega Box che ci ha provato a tenerla in campo, impossibile però, aveva fatto un miracolo Enco. Coscelieva, Gennari, pallone buono per Giorgia Frosini, che Vittoria Piani. Ricezione, palleggio e schiacciata senza storia. Bergamo va sull'11-6. Micah Hancock al servizio. Ancora lei, Yes Machine, vediamo. Lanier in ricezione. Schiaccia molto bene Giorgia Frosini. Chiuso l'angolo di tiro con la Coscelieva. Altra ricezione, altro palleggio, altra schiacciata, altro muro. Bergamo che va 17-12. Non consente l'intervento di Giara Cecchetto. Coscelieva ancora, Saltamei, palleggio, anzi pallonetto dall'altra parte, salta ancora Lozza, Murata, 18-13, pronta a battere per la Mega Box. Lanier arriva da dietro con prepotenza. Mai Alexic, va lei a battere. Lanier, buona ricezione, poi salta McKenzie May, palla dentro, 24-18 per Bergamo. Hancock si conferma Ace Machine, terzo ace della partita, 24-20, che può essere determinante. Ancora Hancock, benissimo, Cecchetto in tuffo, salta McKenzie May, forzare ancora Hancock, altra buona battuta, eccezione buona di Lanier, e poi muro lì Vallefoglia, si alza da quest'altra parte May, Hancock in difesa, poi l'alza come può Sirressi, il muro funziona di Bergamo. Si va Lanier al servizio, ci prova Vallefoglia, passa 1-0 per la Mega Box. Coscelieva al servizio. Lanier salta Gennari, Stufi non riesce a passare, poi Mancini alza per Dodorico, tornata in campo per cercare di aiutare in fase d'attacco la Mega Box, non salta lei. Gennari molto brava a tenere in gioco il pallone. Poi arriva Frosini da dietro, ancora Giulia Mancini che finta il salto, e poi c'è il punto per Vallefoglia, money out, 5-5. Opportunità per Giulia Mancini. Riceve bene Cecchetto, Gennari da dietro, prova Bosana Butigan, non appassa Bergamo, Hancock alza per Maja Aleksic, muro eccezionale di Bergamo, 7-6. Suzanne Lutz, l'opposto di Vallefoglia al servizio, ricezione buona, poi con intelligenza Giulia Gennari vede lo spazio giusto, interessante, non ce la fanno, non ce la ripropongono, dunque continuiamo ad andare live con Mike Hancock. Salta Gennari da dietro, arriva Murata però molto bene Giorgia Frosini, palla di là, Coscelieva riceve, non è benissimo, salta Gennari poi per Lanier. Vallefoglia mantiene la palla in campo, schiaccia Lodorico, Cecchetto salva, Lanier a pallonetto, 21-19 per Bergamo. Ricezione, palleggio, Giulia Mancini ci va, non di prepotenza però, da quest'altra parte Frosini, ottima difesa di Vallefoglia, altra schiacciata, altro muro, altro salvataggio di Cecchetto con Lanier che ci va di prepotenza in diagonale, 22-19, a meno 3 dal match Bergamo. Lanier, Gennari di astuzia, 24-20, match point per Bergamo. Piani, buona ricezione, Gennari alza per Lanier e finisce qui con Bergamo che vince 25-21 in rimonta contro Vallefoglia.
Foglia che era passata avanti al primo set.